Uomini e donne, scoppia il putiferio. 1. L'ex cavaliere confessa, a Riccardo non piacciono le donne. Ecco con chi sta. Fan sotto shock. Le puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda in questi giorni hanno avuto come protagonista la coppia Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua. Riccardo nelle scorse puntate si era anche rivisto con Elle, sua ex Ida Platano, con cui sembra sia finita la storia. Ma a riaprire vecchi dubbi soprattutto sul bel cavaliere pugliese sono state le parole della Platano sulle motivazioni che l'hanno spinta a chiudere definitivamente. Ma anche dolorosamente questa storia d'amore che aveva fatto sognare tutti i fan del programma. Ida ha infatti spiegato che durante la quarantena ha convissuto con Riccardo, ma le cose non sono andate bene. Il motivo principale della rottura sarebbe stata la mancanza di desiderio da parte del Guarnieri nei confronti della Platano. Come posso stare con un uomo che non fa l'amore con me? Che non mi desidera? Ha infatti detto Ida rivolgendosi a Gianni. A quanto racconta l'ex dama di Uomini e Donne, i due avrebbero fatto l'amore solo due volte durante tutta la quarantena. Ma non solo. A Riccardo darebbe fastidio vedere la donna girare in abbigliamento succinto per casa, tanto da rimproverarla per questo. Addirittura il Guarnieri avrebbe provato fastidio nel baciare Ida perché puzzava di fumo, tanto che lei ha deciso di smettere. Delle dichiarazioni forti che in un certo senso riprendono anche le lamentele di Roberta di Padua, attuale frequentatrice di Riccardo a Uomini e Donne. Anche Roberta avrebbe lamentato che il cavaliere pugliese non avrebbe voluto un approccio fisico con lei in tutta la prima fase della conoscenza, e anche quando l'approccio c'è stato, lei in qualche modo non lo vede molto passionale, tanto da pensare di essere considerata solo un'amica. Nell'ultima puntata Roberta l'ha addirittura accusato di non averla neanche baciata, ma solo abbracciata affettuosamente, tanto da aver suscitato l'ira di Armando. Una donna di fuoco come Roberta, come fai a non baciarla neanche? Tutte queste vicende hanno fatto riaprire un vecchio dubbio sul Guarnieri. Tempo fa infatti si parlava di un segreto oscuro che il cavaliere avrebbe tenuto nascosto. Quando infatti Riccardo si frequentava con Ida, era arrivata una segnalazione da parte di un altro ex cavaliere di Uomini e Donne, ovvero il calciatore Sossio Aruta. Sossio aveva confessato alla redazione che in passato si era più volte recato a Taranto per giocare alcune partite di calcio e in quell'occasione fonti certe gli avevano rivelato che Riccardo aveva avuto relazioni con diversi uomini. Insomma, il cavaliere del trono over avrebbe gusti differenti. In quell'occasione, stiamo parlando del 2018, circa due anni fa, sia Maria che Gianni avevano specificato che non ci sarebbe nulla di male nell'essere omosessuale. La segnalazione però andava in contrasto con la trasmissione, in quanto se fosse stata vera, Riccardo non stava prendendo in giro solo Ida ma l'intero programma. In quell'occasione Ida non volle credere a Sossio e continuò la relazione con Riccardo, facendo così scemare tutte le accuse. Ma ad oggi la domanda sorge spontanea: che le segnalazioni portate dall'ex cavaliere napoletano, oggi felicemente accoppiato e padre di una bellissima bambina, siano vere? Forse Riccardo è davvero omosessuale? Si spera che la redazione faccia chiarezza a tal proposito. Due cani a mani di Letta Leotta, il mistero della proposta di nozze al GF VIP. Mistero sulla proposta di nozze di cani a mani di Letta Leotta, fatta durante un aereo che sorvola la casa del GF VIP, e il mistero della proposta di nozze di cani a mani di Letta Leotta. Ha destato grande scalpore un messaggio scritto su uno striscione che ha solcato i cieli di Cinecittà Roma. Da diversi anni ormai chi si trova fuori dal loft del reality comunica con i concorrenti inviando degli aerei con degli striscioni. Questa volta però i Geffini si sono trovati di fronte un messaggio piuttosto particolare. Diletta, mi vuoi sposare?
Ti amo, Khan, è la frase comparsa nel cielo. In tanti si chiedono se si tratti di uno scherzo oppure di una vera e propria proposta di nozze dell'attore turco per la conduttrice sportiva. I due si frequentano da pochi mesi, un amore tenuto segreto nelle prime settimane e coronato da alcune foto pubblicate su Instagram. Khan e Diletta non hanno mai parlato apertamente del loro legame, senza chiarire cosa ci sia davvero fra loro. Per alcuni, complice anche il retroscena svelato degli scatti romantici, quello tra la Leotta e Yaman sarebbe un legame d'affari, creato per fare pubblicità a entrambi. La presentatrice, infatti, presto sarà fra i protagonisti di Celebrity Hunted 2, mentre Yaman, dopo lo spot con Claudia Gerini, si prepara a vestire i panni di Sandokan in un remake con Luca Argentero, Alessandro Preziosi e Alessandra Mastronardi. Per altri fra l'attore e la conduttrice ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il protagonista di Dave Dreamer, Le ali del sogno, avrebbe contattato Diletta su Instagram e i due avrebbero iniziato a scambiarsi messaggi sino all'incontro avvenuto qualche mese fa grazie all'aiuto di Andrea Di Carlo, manager di Khan e fidanzato di Arisa. Per ora i diretti interessati non hanno commentato il messaggio apparso sopra la casa del GF VIP. La proposta di nozze pubblica dunque resta un enigma. A scioglierlo, forse, sarà Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata del reality. Il direttore di Chi potrebbe rivelare nuovi interessanti retroscena sulla love story più chiacchierata del momento. 3. Alessandra Mastronardi sposa Ross McCall, nozze segrete. Alessandra Mastronardi si prepara a conquistare il pubblico con Khan Yaman e organizza le nozze segrete con Ross McCall. Alessandra Mastronardi sbarca sul set con Khan Yaman e sposa Ross McCall. L'attrice sta vivendo un momento magico non solo nella carriera, ma anche nella vita privata. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l'attrice starebbe organizzando un matrimonio segreto con il compagno, star delle serie TV. La coppia vive a Londra ormai da diverso tempo e la relazione procede a gonfie vele, così tanto che Ross avrebbe fatto una romantica proposta ad Alessandra. L'attrice sarebbe, dunque, pronta a giurare amore eterno all'attore con una cerimonia segreta? Proprio come è accaduto al collega Lino Guanciale con Antonella Liuzzi, sposata a sorpresa fra una ripresa e l'altra dell'allieva. Secondo quanto rivela Diva e Don, il matrimonio si svolgerà la prossima estate e la Mastronardi sarebbe al settimo cielo. Qualche tempo fa, Alessandra aveva confessato il sogno di avere un figlio da Ross. L'attore di origini scozzesi e la diva italiana sono innamoratissimi e, nonostante fra i due ci siano 10 anni di differenza, la love story procede a gonfie vele. Ross è come la cioccolata. È romantico e fa tante piccole cose che scaldano il cuore, aveva confessato Confidenze. Per esempio, quando parto mi fa trovare un post-it nella valigia con scritto che gli manco. Adesso vorremmo un figlio, un progetto concreto che arriverà quando vorrà. Ho amiche che non metterebbero mai al mondo un bambino in questo periodo perché hanno paura. Invece, io no. In attesa di giurare amore eterno all'attore 44enne, la Mastronardi è impegnata sul set. Terminata la saga di Alice Levi nell'allieva con Lino Guanciale, ha deciso di vestire i panni di Carla Fracci in una fiction Rai dedicata alla ballerina. Sembrano inoltre confermate le indiscrezioni secondo cui sarà nel cast del remake di Sandokan, con Khan Yaman nei panni dell'eroe, Alessandro Preziosi e Luca Argentero. Ad Alessandra sarebbe stato affidato il ruolo di Marianna, la perla di Labuan e grande amore di Sandokan.